Abbiamo il piacere di avere qui con noi nel backstage del Gandino Memorial Day Enzo Zirilli, stimato musicista, jazzista internazionale, nonché uno dei storici allievi di Giorgio Gandino. E vorremmo che tu ci raccontassi un qualche cosa per quanto riguarda la tua esperienza con Giorgio, e i tuoi inizi, e che cosa ti ha portato, anche che cosa ti hanno portato gli insegnamenti di Giorgio poi nella tua carriera a venire. Beh, nella vita anche, perché nella vita, poi alla fine gli insegnamenti sono più importanti quasi per la vita che non per la musica. Certo. Comunque i ricordi sono tanti e è difficile adesso fare una selezione, però insomma io posso dire che sono stato fortunato ad avere in casa un fratello che già suonava il pianoforte, la chitarra, mio fratello Paolo, che già ascoltava jazz essendo più grande di me, quindi io di rimbalzo ascoltavo tutto quello che ascoltava lui, per cui da Mingus, appunto Al Blakey, Bill Evans, John Coltrane, ma anche i Beatles, Simon e Garfunkel, insomma tutta la musica, ecco, per cui io non mi sono mai fatto troppi problemi sulle etichette ma sulla qualità della musica. Ecco, quindi da ragazzino non avevo idea di queste distinzioni, quelle jazz, quelle meno jazz. Come diceva Duke Ellington, la musica si divide in due tipi, la musica buona e la musica cattiva. E quindi per me questo è valso. E quando ho incontrato Giorgio, devo dire, mi ha salvato, nel senso che mi ha confermato, diciamo, quella che era un istinto ancora inespresso rispetto alla scelta, no? Che poi al range che, certo, che la musica ti dà, 361 gradi, se possiamo dire, no? Certo. E lui era un musicista così, perché suonava in orchestra classica, ma suonava il jazz, suonava nei night, ha fatto la professione del musicista quando negli anni 50-60 la professione di musicista era proprio la professione con la P maiuscola, esatto. E quindi insomma è stato molto importante, e l'incontro con lui mi ha cambiato. Poi questo concerto, come dicevo prima sul palco, questo concerto di Al Blakey nel 75 a cui lui mi portò appunto con mio fratello, ecco, quella è stata la benedizione finale, nel senso che poi da quella sera per me esisteva solo quello. Io quella sera ho avuto la percezione chiara, ecco, io voglio fare quella cosa lì, non un'altra. E questo grazie anche a Giorgio che ti ha... Beh, ovviamente, perché come ho scritto l'altro giorno su Facebook, Giorgio non è stato solo un grande artista, è un grande insegnante, è stato un traghettatore di anime alla bellezza. Esatto, è quello che dicono quasi tutti. Quindi lui in realtà, fortunati che hanno avuto la, esatto, cioè, i suoi insegnamenti. Al di là del fatto dell'aspetto tecnico, dello studio, l'upstroke, downstroke, ok, è tutto fantastico, però poi alla fine la passione, la curiosità. Ecco, se io devo dare un'immagine di Giorgio, è questa sua grande passione. Lui trasferiva ai ragazzi, a tutti noi, ha trasferito la passione per certo, per la musica, no? Poi anche per il jazz, certo, ma per la musica. E l'altra cosa, io l'ho visto l'ultima volta, venne a un mio concerto al Folk Club, forse c'eri anche tu, Gian Matteo. Ecco, quella lì è l'ultima immagine. Perché lui a un certo punto ho visto che si è alzato e guardava, ma qua fa, qua su, perché io stavo suonando il cajon, le spazze, insomma stavo armeggiando con le mie percussioni. Allora poi con lo sguardo, io solitamente guardo sempre poco la platea, però in quella circostanza
si vede che tornavo da una cosa fatta sul piatto, quindi ho fatto un escursus sulla platea e c'era lui. Mi ricordo che questa è l'ultima immagine che ho di Giorgio, che era proprio alzato così e che guardava, no? Infatti poi nell'intervallo, forse già Mattia se lo ricorda, lui in piemontese con questo suo accento fortissimo, ma dizia, ma qua fa, ma qua suona. Questo era Giorgio, la sua curiosità perenne, cioè ecco, era come un ragazzino, un bambino, e credo che tutti gli artisti dovrebbero essere sempre certo così. Aveva la voglia di imparare anche sempre da chi? Sempre come noi dobbiamo imparare dai nostri allievi, certo. Io continuo a imparare dai miei allievi sempre, cerco di dargli tutto quello che posso, che trasmetti ho. Anche tanto di quello che ti ha insegnato Giorgio ai tuoi allievi, ovvio, perché gli parlo sempre di lui, ci tenevo che venissero, sono molto orgoglioso del fatto che siano venuti. Molti di loro non hanno ancora una grande esperienza di palco, ma sono contento perché sono stati sul palco come dei veri artisti. Questa, certo, è la cosa più importante, certo. Al di là dell'errore che uno può fare o non fare, o sbagliare una nota di un obbligato, non fa niente, insomma. Certo, ti ringrazio, scusate, tantissimo. Scusate per l'emozione, per la taglia. Ma immagino, è comprensibile, perché è stato un papà per tanti, Giorgio, e quindi la commozione ci sta. Io ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento e sperando di continuare questa kermesse negli anni. Guarda, io lo ritengo, lo prendo come un impegno che dobbiamo assolutamente portare avanti. Promettimelo, Gian Mattia. Grazie. Ci sarò sempre. Grazie mille. Grazie.